180.000 euro per questa parola. A casa siete pronti a giocare? E tu sei pronto a giocare con me, sei qui. Prontissimo. Per la quarta volta consecutiva ti ricordo che nel regolamento che hai firmato c'è scritto che se riesci a venire qui a questo tavolo per 7 sere di seguito guadagni una vita, cioè la possibilità di restare nel gioco anche qualora dovessi essere eliminato. Quindi non la sapevo. Sei arrivato a 4 su 7, non male, non male. Stai giocando benissimo. Grazie. Quindi bravo, bravo Pierpaolo. Grazie, grazie mille. Metti la cuffia. Dai, ci riproviamo. Sei guadagnato questa opportunità ancora una volta. Mi senti bene? Sì, 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 bene. Allora, ci siamo tutti con te. Prima coppia di parole. Modo o esempio. Esempio. Ghigliottina. E partiamo benissimo. Seconda coppia di parole. Hai pattini e ghiaccio. Ghiaccio. Ghigliottina. Stavolta c'è il taglio. 90.000 euro ancora sul tavolo. Terza coppia di parole. Cenacolo o gioconda. Cenacolo. Ghigliottina. Bene. Restiamo a 90.000. Penultima coppia di parole. Scegli tra donna e Madonna. Donna. Ghigliottina. Sì. Ancora 90.000. Siamo all'ultima coppia di parole. Forza per Paolo. Dolci o salato? Salato. Voi a casa avreste scelto dolci o avreste scelto salato? Ghigliottina. Dopo c'è il taglio, ma 45.000 euro. Esempio, pattini, cenacolo, donna e dolci. Forza per Paolo, ancora un minuto di riflessione.
Puoi togliere la cuffia, Pierpaolo. Eccola qui, 45.000 euro. In palio. Per questa parola non ti vedo tanto fiducioso, Pierpaolo. È stata più complicata del previsto. Già di per sé è complicato il gioco, quindi. Più del previsto? Sì, perché di solito un paio comunque le leggo con qualcosa, le associo a qualcosa. Questa volta, questa sera, ho dovuto sforzarmi proprio per trovarne una soltanto. Ah! Hai scelto di giocare questa parola. Felicità. È una parola ovviamente bellissima. E quale è la legata di queste? Solo a donna, in realtà. Ricordo una canzone, Donna Felicità. Donna Felicità. Na 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 na. Nuovi angeli. Poi le ho pensate un po' tutte, ma sul serio, questa sera buio totale. A cosa associo? Adesso ti faccio un domandone, meglio che lo restringo. Nei vari giochi oggi abbiamo richiamato anche, specialmente all'inizio del programma, a quando eravamo bambini, no? E quando eri bambino che cosa ti dava felicità? I dolci. I dolci? E questi dolci, quando ti arrivavano? C'è un momento che più degli altri, no? Ti portava la felicità con i dolci. Un po' tutti i bambini, no? Un momento, arrivano i dolci, c'è una gran felicità. Compleanno. Compleanno, oppure una festività. Una festività in particolare è proprio quella dove arrivano i dolci, no? Quale la festività in cui arrivano i dolci? Ai bambini che si svegliano la mattina e sono felici perché arrivano i dolci. Arrivano i dolci. E corri perché la sera prima l'avevi messa lì e il giorno dopo la trovi piena di all'epifania, no? La felicità per i dolci lì dentro. La calza. La calza. Ah. Dolci nella calza. Calza. Proviamo sulle altre. L'esempio. Calza. Calza, cioè un esempio adatto a quello che volevamo intendere. La calza da pattini, nelle gare di pattinaggio c'è la calza da pattini, si vede in tutte le gare di pattinaggio. E Cenacolo è un'opera molto famosa, è un affresco. Cenacolo della calza. Che sta a Firenze, Cenacolo della calza, è un affresco che sta a Firenze. Una calza da... Da donna. Da donna. E la calza con i dolci. Calza, era questa la parola di stasera. Era questa. Vabbè, però per la quarta volta qui Pierpaolo. Ci vediamo domani.